Ecco qua, no, grazie al nostro regista perché insomma in apertura mi hai presentato Luciano Ligabue che insieme a Orietta Berti è quella che manca nella nostra trasmissione. No, vorremmo vedere noi Luciano Ligabue venire a cucinare qui con noi, soprattutto Orietta Berti perché ha festeggiato proprio ieri l'altro 50 anni di attività. Però insomma noi, scusate, so che preferivate Luciano, ma quest'oggi ancora su Telereggio ci sono io, il buongiorno a tutti voi. Ma non sono da solo quest'oggi, in una splendida giornata di sole, un po' fredda insomma, diciamo che gli 0 gradi ormai sono di abitudine in questi giorni e ho visto che continueranno insomma bene o male di notte per almeno per la prima settimana, i primi 10 giorni di dicembre. Che cosa succede quest'oggi? Non voglio perdere tempo in discorsi preelettorali, perché lo sapete che domenica c'è il referendum, non voglio perdere tempo in discorsi che riguardano insomma un po' tutto quello che è successo nella nostra provincia in questi giorni, non voglio mettermi anche a parlare della situazione politica in Thailandia, perché quest'oggi ci verrà spiegata molto accuratamente da un reduce, da un'avventura, ma chi? A te? Scusa, caro Guidetti, cioè, ma come, ieri vado a cena a Villa dei Glicini, trovo 2 miei amici tutti abbronzati e appena venuti a casa 15 giorni a Hurghada o a Marsalam, non mi ricordo. Arrivi qua tu ieri di ritorno dalla Thailandia, non ti sei fatto la barba, fortunatamente avevi l'euro per poter andare in bagno nelle stazioni di Milano, però insomma ti vedo... No, non l'avevo, me l'hanno prestata. Te l'hanno prestata. Se no me la facevo sotto. No, stavo dicendo della Thailandia, perché so che sei stato in Thailandia. C'era caldo, sì, beato te. Sì, c'era caldo. Caldo è bel tempo anche. Sì, cioè, bel trauma. Anzi, c'era anche ventilato, la temperatura giusta. Benissimo, allora. Meraviglioso. Però tu oggi sei qua non per parlarci di Thailandia. E neanche per parlare di referendum. Perché... Neanche parlare di referendum, ma però quelli saranno gli argomenti. Infatti sono andato là in Thailandia proprio per meditare. In ritiro spirituale. Perché non avevi ancora deciso? Non ho ancora deciso. Non ho ancora deciso cosa votare. Vabbè, insomma, sono in tanti secondo me che non hanno ancora deciso. Secondo me va a finire che qualcuno salterà fuori e dirà, come dicevano i vecchi dei buon cristiani, comunque vada, andremo alle urne turandoci il naso. Magari qualcuno farà questo discorso. Caro Antonio, allora tu sei qua in quale veste quest'oggi? Poi andremo a presentare immediatamente anche chi oggi ci cucinerà. Non è la prima volta che vengono, quindi sono ospiti ben gradite. Sei qua in veste di? Di collaboratore di un progetto meraviglioso che hanno portato avanti i ragazzi del Falco Bianco, di cui anch'io orgogliosamente, ripeto, faccio parte. E sono venuto a testimoniare questa bellissima esperienza fatta, ma di un percorso che sarà ancora lungo e presenta delle cose, come dicevo prima, meravigliose, molto belle. Quindi c'è uno spettacolo il 17 di gennaio, giusto? 17 di gennaio 2017. Però, sì. No, 17, 1, 2, 1, 7. Cioè, sì, la cabala Lorenzo non te può fregare di meno. Presenti a Lorenzo no. Falco Bianco. No, abbiamo pensato che l'anno prossimo è comunque il 2017, tutto l'anno. Cioè, purtroppo. E quindi... Ma poi non è vero che il 17 porta sfortuna. No, magari 17-1-17, cioè potrebbe essere una data un po' così cabalica, eh? No. Per fortuna che i mesi si fermano a 12. Cioè, ci sarebbe anche quello. Benissimo, allora parleremo di questo progetto, è uno spettacolo al quale tu naturalmente hai dato il tuo contributo. Sì, naturalmente. Ovviamente, tu sei il commediografo, commediante. Commediante un po'... Beh, un po' attore. È un po' dispregiativo. Allora, è un participio presente, colui che fa commedia. Sì. Poi magari nel gergo commediante può essere... Lillone è un commediante, si dice di solito. Ragione, però io lo intendevo nel termine letterale della parola, colui che fa commedia. Allora, parleremo del progetto, abbiamo anche qualche immagine da farvi vedere, una bella canzone, un DVD che sta per essere realizzato, dopo lo presenteremo, Luca. Lo facciamo subito? Lorenzo, parlami di questo DVD. Allora, quel DVD si chiama ovviamente Passione Reggiana e racchiude qualche contributo, diversi servizi video e audio raccolti a Reggio da un po' di persone di Reggio. Per l'evento di questo DVD andranno in beneficenza e verranno
devoluti al comune di Arquata del Tronto. Ecco, quindi l'impegno a parte vostra, già lo hanno fatto in tanti, ognuno si sente il proprio paese da seguire, è vero? Esatto. Sì, voi vi siete sentiti Arquata del Tronto. Arquata del Tronto perché casualmente c'è un ragazzo di Reggio che abita ad Ascoli Piceno, lavora ad Ascoli Piceno, e quindi abbiamo avuto il contatto con Arquata del Tronto, che è in provincia di Ascoli Piceno. Perfetto, allora adesso questa è la parte ufficiale della vostra presenza qui a Ciao Mama, veniamo alla parte culinaria. Do il benvenuto, eccole qua, le nostre donne coppe, è vero? Buongiorno, buongiorno Roberta, buongiorno Francesca, buongiorno. Ben ritrovate. Io, come dire, Roberta la vedo quasi tutte le mattine perché insomma rifornendoci alla COP di Cavirago è quasi sempre lei quando c'è che ci prepara tutta la spesa. Esatto. Devo dire Roberta, che adesso lo dico con molta simpatia, ieri abbiamo fatto la spesa in fretta, ti ricordi? Ci mancava un peperone. Ma io ho capito perché. È stato è andato a prendere la verdura, non eri tu, era un'altra persona. Vabbè, chiudiamo. Quindi, come? Abbiamo fatto senza. Ma se noi siamo come quelli di Faenza di piacere, ci abbiamo messo più pomodoro, tranquillo. No, lo dico perché loro sono persone assolutamente, vuoi dire, affidabili, precise, corrette, simpatiche. Io di complimenti nei vostri confronti non so più cosa usare. Allora, ogni tanto, perché essere troppo perfetti, vedi, bisogna trovare il difettuccio, l'ho detto per quello. Comunque, assolutamente non è successo niente, era solo una pastilla. Allora, Roberta lavora alla COP di Cavriago Pianella, mentre Francesca si è ancora Sant'Ilario. Alla COP di Rubiera. Ah, di Rubiera, di Rubiera. Rubiera. COP di Rubiera, perfetto. Come vanno le cose? C'è gente adesso, vedi, parcheggi pieni, tutti a fare scorta per Natale? Sì, diciamo che da dicembre qualcosina si muove per è normale. Sai perché? È vero che scatta questo meccanismo, perché a Natale uno non vuole farsi mancare niente, quindi si prende anche di più di quello che gli servirebbe, ma è vero, è anche normale che sia così. Ma anche perché magari è più facile essere a cena o a pranzo con dei parenti e tutto quanto, quindi è sempre paura di essere in difetto. Come dice il nostro Antonio, a Natale bisogna avere sempre in casa qualcosa, perché? Se vieni un qualche nome. Ma sai che il Natale è festeggiato tantissimo anche in Thailandia, sebbene siano, magari dopo ti faccio vedere le foto, siano buddisti, come insomma, ovvio, come regime, al 95%, viene inteso come un buon business. E tutti i centri commerciali. Quindi fanno gli alberi di Natale. Alberi di Natale, Babbo Natale, poi gli addobbi simili ai nostri, con tutti i colori. Perché ci sono un sacco di turisti occidentali, quindi devono farli sentire a casa loro. Quindi mi sentivo come a casa, perché cominciano molto presto anche loro. Una volta il nostro Natale cominciava la settimana prima. Adesso comincia appena finito Ferragosto, cominciano già gli addobbi di Natale. Va bene, allora, prima di mandare un brano andiamo con la lista degli ingredienti per i piatti che ci preparerete quest'oggi. Okay. Allora, Roberta, da dove cominciamo? Cominciamo dalle taglie dal primo, anche se poi lo cucineremo per secondo perché ci vuole meno tempo. Esatto. Allora, il primo sono tagliatelle in crema di salmone e zucchine. Tagliatelle in crema di salmone e zucchine, ecco qua, che cosa serve? Lo vediamo. Allora, tagliatelle, una busta di salmone, zucchine, due, ma dipende poi anche da quanta pasta fa, formaggio spalmabile, olio, sale e pepe. Ecco, a tal proposito, su queste tagliatelle, soffermiamoci un attimo perché mi hai portato una qualità di tagliatelle che sono decisamente particolari. Esatto. Ce la vuoi spiegare? Allora, queste tagliatelle... Luca, praticamente... ci vuoi fare un primo piano, quelle tagliatelle? Ecco, sono tagliatelle al salmone ed era carino adesso quando le presentiamo che sono rosa e quindi col verde delle zucchine e rosa del salmone sta bene. E giustamente questa pasta la puoi fare con una pasta normale, cioè con dei tagliolini proprio anche normali come mangiamo. Però quelli già dentro la pasta hanno il salmone. Esatto, quindi sono aromatizzate al salmone. Questo è un prodotto che noi abbiamo venduto in COP qualche tempo fa, perché abbiamo avuto praticamente abbiamo venduto i prodotti della Puglia Basilicata per un periodo. Aspetta che ti fermo un attimo. Sì. Puglia Basilicata usa il salmone, che è un pesce della Norvegia. Questo qui è una pasta che. La pasta la fanno giù in Puglia Basilicata. Questo qua adesso non so di preciso se.
Vabbè, comunque è una pasta del sud. Bari. Di Bari, hanno una tradizione. Fanno in un pastificio di Bari, aromatizzata al salmone. E questo tipo qua, per la precisione, c'era anche al limone e ai funghi. Ma dai. E io le ho comprate tutte perché io sono curiosa e devo sperimentare. Te le sei già assaggiate? No, le altre due no. Questa sì però. Questa allora, sì. E allora dopo, ce la rifacciamo oggi. Siccome mi era piaciuta, sono ritornata immediatamente, ho vuotato lo scaffale con tutti i pezzi che erano rimasti. però diciamo una cosa, perché me ne sono tornata prima, noi adesso stiamo parlando di questo prodotto, magari uno incuriosito, se va alla Coppa adesso non lo trovo più. In questo momento non c'è, infatti volevo fare un invito a tutti i nostri clienti che quando vedono dei prodotti nuovi, cioè che gli scatti la curiosità magari di provarlo, che possono avere delle piacevoli sorprese, come è successo nel mio caso. Certo. Adesso io purtroppo non posso dire che noi le vendiamo ancora, però probabilmente se noi continueremo a fare questi progetti qua può essere che ritornino a esserci sugli scaffali. Bene, questo è il primo, il secondo invece allora, che prepareremo? Il secondo sono filetti di pesce, che in questo caso io ho scelto lo scorfano, all'isolana, praticamente sarebbero in forno su un letto di verdure e poi ricoperti ancora di verdure. Ecco, lo scorfano dove lo si trova? Al banco del pesce? Sì, sì, sì. Questo qua è fresco. Togli la ricetta un attimo. Scorfano, ma sì. Te lo puliscono perché lo scorfano se non allora, sbaglio. Allora, in questo caso c'è il filetto già pulito. E si trova già pulito al banco? Sì, quando prendi il filetto, sì. Perché deve essere un casino pulire uno scorfano, sì, tutto pieno di spine. Sei brutto come uno scorfano, un pesce brutto. No, lo scorfano diciamo che per fare una cosa così è meglio in filetto, però per esempio se uno fa una zuppa di pesce, lo scorfano è uno degli ingredienti principali che vuole però intero. Ah, è vero, è perché vero. La testa e tutto quanto dà sapore a... La zuppa di pesce proprio è proprio un misto... Poi... Cosa c'hai, Antonio? Lo scorfano, in effetti, da... No, uno pensa uno scorfano, perché uno pensa che si mangia, perché io l'ho visto... In effetti hai ragione, tempo fa me l'ha preparato mia moglie, era così. Viene già pulito, filetto. Uno se lo vede per intero, dice, ma come faccio a pulirlo? Cioè, ci vogliono i guanti da giardiniere per pulirlo. Perché... Non ha un altro nome, o mi confondo con lo stoccafisso? No, lo stoccafisso è tutta un'altra cosa. No, stoccafisso, Anto. No, ma c'è un pesce, sì, ma c'è un pesce che viene chiamato... Stoccafisso è baccalà, esatto. Che io chiamo pesce veloce del Baltico. Pesce veloce del Baltico. Con farina di mais, che polenta e baccalà. Per i cultori, per i cultori della comunque il filetto di scorfano sì. È da tanto che esiste, no? Queste scusa sono mie curiosità. Ma guarda, io non mi sembra di averlo mai sentito. Devo dire la verità, io non sono una grande cuoca di pesce. No, amante sì, pronto. Cioè, nel senso, lo mangio volentieri, già fatto. Però diciamo che nella cultura, un po' anche perché sia un po' poco tempo, di pesce in casa mia se ne è mangiato poco. È capitato che un giorno era in offerta e noi donne alle offerte non possiamo resistere. È vero. E allora la mia collega della pescheria mi ha detto, ma guarda, provalo perché è veramente buono. Infatti è un pesce che rimane anche, cioè non si disfa, rimane un po' sodo e poi è saporito. È vero. E allora dopo poi questa ricetta si può fare anche con l'orata, col branzino intero. È logico che dopo c'è da pulire, tutto da delicare. Perché mi sembra che anche dal punto di vista del costo sia abbastanza accettabile lo scorfano. Sì, dipende. Dipende. Perché per esempio stamattina aveva... Esatto. Sì, dipende molto. Perché il pesce subisce delle variazioni. Ovvio. A seconda di quanto ne arriva, sì. La domanda deve fare. Perfetto, allora vediamo come si prepara questo scorfano. Ok, allora, filetti di scorfano, praticamente noi faremo un letto di patate, zucchine e pomodori e lo condiamo con olio, sale e pepe, magari anche con un po' di aglio e rosmarino. Poi lo ricopriamo ancora con le stesse verdure, un goccio di vino bianco, poi chiudiamo il tutto nell'alluminio e mettiamo in forno che viene come al cartoccio, quindi... Le verdure cuociono e prendono il buono anche del pesce, il sapore del pesce. Allora, fra un attimo cominceremo, faccio gli auguri di buon compleanno a Omar Codazzi che sarà qui con noi il 13 di dicembre con il suo bassista Zago, Chef Zago. Andiamo ad ascoltarci più tardi qualche canzone, auguri per il suo compleanno, lo ricordo, oggi 2 dicembre.
Io non ti tradirò, questa è la canzone di Rita Jessica, che tra l'altro è il video del mese, ne parleremo poi più tardi quando lo riascolteremo. Andiamo con questo piccolo break musicale, poi direttamente in cucina con Roberta e Francesca. Eccolo qua per voi il video, ci vediamo tra qualche istante. Intanto io pegnerai le patate, ci mettiamo un attimo avanti. Allora lo deposito. Neanche per un po', per un po', per un po'. Stai tranquillo che ti penserò, anche quando danzerò stretta con lui, questo fox ti parlerò, parlerò, parlerò. Poi ti guarderò, parlerò, parlerò. Dentro gli occhi tuoi, dentro gli occhi miei, sincero amore. Non ti tradirò. Tradirò, tradirò, se non sai ballare, sai ballare, sai ballare, solo resterai seduto lì, danzerò ogni sera soltanto con gli amici miei, sorriderò, riderò, riderò, poi ti bacerò, 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 nel sorriso tuo, nel sorriso mio, sincero amore. Eccoci qua allora con Ciao Mamma, sono le 11:48 minuti primi, le nostre cuoche già all'opera, cominciamo dal secondo perché il pesce, Roberta, mi dicevi, ci mette un po' di tempo a cuore, un'oretta in forno, lo scorfano, questo pesce così brutto, che invece è tanto buono. I brutti ma buoni esistono. Beh, così, è come la medicina, no? Più è cattiva, più fa bene. Sì, diciamo che forse più per le verdure anche, che devono un po' cuocere, perché il filetto fondamentalmente, non avendo pelle, niente, fa presto. Però le verdure devono anche loro cuocere. Quindi in questo momento state preparando il letto di cottura, esatto, potremmo chiamarlo così, per lo scorfano, state tagliando a fetta delle patate. Patate, adesso poi facciamo le zucchine e i pomodori. Che... Ecco, allora, mentre Lorenzo ci spiega le finalità di questo progetto, di questo CD, dello spettacolo del 17, io prego la camera anche di stare su quello che le nostre cuoche stanno facendo, che così vediamo un po' tutte le operazioni e nel frattempo parliamo di questa iniziativa. Lorenzo, allora, il Falco Bianco innanzitutto, che cos'è? Partiamo dall'inizio. Allora, il Falco Bianco è un gruppo di colleghi dipendenti Coop. Tutti dipendenti Coop? Tutti dipendenti, rigorosamente dipendenti Coop. Che vengono un po' dalle varie sedi. Sì, che meno uno. Meno uno. Meno uno che è lui? Vabbè, tu sei, dai, ci vuole, sei il colui che è il tutor, diciamo, Forse la mascotte. La mascotte. Vabbè, dai, di commedia tu sei esperto, quindi... Senza di lui nulla sarebbe stato, quindi...
Non è vero. No, non è vero. Vabbè, comunque. Ti chiamo un'altra volta. Allora, siamo un gruppo di dipendenti Coop, abbiamo pensato di cercare di fare beneficenza attraverso il teatro e quindi abbiamo chiesto ad Antonio di darci una mano in questa cosa. Lui ha accettato immediatamente con molto entusiasmo e da qualche anno ci stiamo buttando su questa cosa che è il teatro. E rispetto invece a questo DVD, allora noi abbiamo avuto contatti. Quindi per ricapitolare, voi fate spettacoli, raccogliete fondi. E diamo in beneficenza. La gente per vedere lo spettacolo paga il biglietto e lo date in beneficenza. Perfetto. Questa è già una lodevole iniziativa. Alla quale si è aggiunta la produzione di questo DVD. Di questo DVD. Praticamente noi abbiamo avuto contatti con il comune di Arquata del Tronto, che è un comune in provincia di Ascoli Piceno, pesantemente colpito dall'ultimo terremoto. Dal primo pesantemente colpito, dall'ultimo praticamente è distrutto, non è sparito. Tra l'altro l'ultimo terremoto eravamo presenti anche io e Antonio, il 30 ottobre eravamo proprio là. E praticamente hanno bisogno di ricostruire un po' di paese. E abbiamo pensato alle attività sportive. Loro ci hanno chiesto di dargli una mano per ricreare le attività sportive e le zone sportive, perché sarebbe come dare futuro al paese, per poter avere qualcosa da dare ai ragazzi di Arquata. E quindi abbiamo pensato cosa poter fare per raccogliere fondi. Ci siamo guardati negli occhi, abbiamo cercato di coinvolgere un po' la città di Reggio, ci siamo in un qualche modo riusciti, abbiamo creato questo DVD che ha dei contenuti i più svariati. Quello più significativo è una canzone in fondo, che è l'ultimo pezzo del DVD, che si chiama Passione Reggiana, cantata tra virgolette da noi del Falco Bianco, c'è Antonio Guidetti. Canti anche tu, Antonio? Beh, faccio il coro. Sì, anche è l'unica noi cosa il coro, che potevo fare. Sì, facciamo il coro. Ci sono i giocatori della Reggiana Calcio, i tifosi della Reggiana Calcio, e noi facciamo il coro e i due cantanti sono una ragazza del Falco Bianco che si chiama Arianna, alla quale tra l'altro facciamo gli auguri perché oggi compie gli anni, e l'altro è un ragazzo del gruppo Vandelli che si chiama Alfredo. Quindi c'erano quasi tutti i giocatori della Reggiana? Ce n'erano due o tre, qualcuno, perché ovviamente giocavano di sera e di questi tempi è meglio che vadano. Sì, perché per essere primi in classifica bisogna andare a letto presto. Visto che non capita spesso. Non capita raramente, infatti. Non capita spesso e quindi abbiamo avuto l'ok. Poi hanno aderito praticamente tutte le principali società sportive di Reggio città. Insomma, è un progetto che sta diventando molto importante. Comunque si chiama Passione Reggiana, io direi a questo punto, prima di mentre le nostre cuoche stanno preparando il nostro menù, è vero, l'abbiamo già presentato, un primo, un secondo, tutto a base di pesce. Fra un attimo anche Laura ci spiegherà qual è il vino da abbinare a queste due portate. Allora facciamo una cosa, visto che hai presentato questo video, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Si chiama Passione Reggiana. È una canzone inedita? Una canzone inedita. Chi l'ha scritta? Scritta da Fabio Bidinelli, che è un cantautore reggiano, ha scritto musica e testo. E ce l'aveva accennata l'ultima volta che era venuto qua, è vero? Sì. Sì. Siamo stati in una sala di incisione, l'abbiamo incisa e sarà l'ultimo pezzo, il pezzo finale di questo video. Insomma. Si chiama Passione Reggiana. La canzone si chiama Passione Reggiana. Allora, caro Raffaele, Passione Reggiana, insomma, qua siamo a Reggio Emilia, anche se vedete in tutta Emilia Romagna, ci sono i giocatori della Reggiana. Quale momento migliore, visto che adesso è venerdì, no? Siamo ancora primi in classifica col Venezia? Sì, siamo ancora primi in classifica. Col Venezia, adesso prima che succeda l'irreparabile in questo weekend, i campionati, sai, sono sempre variati. Sì. Siamo primi in classifica, allora Passione Reggiana. Andiamo ad ascoltarci questa canzone, questo video che ci è stato gentilmente fornito dal nostro Lorenzo del Falco Bianco. Ascoltiamocelo insieme. Gesti immobili, uniti agli organi,
controle scomode, tremanti e mobili, giornate aride in terre mobili. Reggio e piazza, tende le mani, manda segnali. Fervide lasciano e donano emozioni magiche, portando all'anima un'altra verità, un gesto semplice non è banalità. Reggio e piazza, tende le mani, manda segnali. Insomma, la canzone è anche molto, molto carina, molto bella, molto corale, molto natalizia, devo dire. Sì, complimenti, no, no, insomma, bel coro. Tu, Antonio, come ti sei trovato a incidere questa cosa? Sembrava, ti sentivi un po' Springsteen, Michael Jackson, quando hanno fatto USA for Africa, We Are the World, no? Ma sai che c'è ci ho pensato, questa gente, sai che ci ho pensato? Ci hai pensato? Ci ho pensato, sì, sì. Però l'ho fatto molto volentieri, mi sono divertito anche. Poi, insomma, io cantare non è... Per me cantare non è il mio lavoro, sa, però... No, però magari se bevevi qualche vino delle cantine riunite, magari eri un pochino più disinibito, ti lasciavi andare a qualcosa... Guarda, ieri sera sono tornato dalla Thailandia, avevo un ragazzo di Forlì che è un mio carissimo amico, si è fermato a mangiare a casa mia, però prima di salire in casa sono fermato a comprare un vino delle riunite perché bravo. Avevo voglia di vino, visto che... È giusto, che... qua ci sono dei prodotti, io ne sto assaggiando un po' tutti da quando... Ottimi. Anzi, tra l'altro, visto che approfittiamo della presenza di Laura, buongiorno Laura, per consigliarci in questo menù di pesce, mentre continuiamo a vedere la nostra Roberta indaffaratissima, dopo ci spiegherà che cosa sta facendo. Intanto, con i vini, che cosa andrebbe bene su questi piatti? Buongiorno Laura. Buongiorno. Certamente la delicatezza segna un po' tutti i passaggi, sia del primo piatto che del secondo, di questo pesce al forno. E quindi, nonostante la presenza del salmone, comunque sarà una presenza molto delicata perché è già nell'impasto e appena appena qualche filetto, però è un salmone giusto affumicato e non sarà quindi invasivo il sapore del salmone già nel primo piatto. E nel secondo vedo l'utilizzo di queste verdure a crudo che poi verranno cotte in forno, però manterranno molta la parte anche liquida, acquosa, e in più il pesce stesso è un pesce molto delicato. Quindi a mio avviso potremmo aprire, chiudere, quindi tenere per tutto il pasto il prosecco, un prosecco di Valdobbiadene, magari un po' più sostenuto rispetto alla base, tipo quello delle rive di Colbertaldo, comunque quello delle parti alte di queste aree, delle parti in cui la vendemmia è difficile, viene fatta manualmente, ma anche tutte le fasi di lavorazione sono difficili perché viene considerata assolutamente una viticoltura eroica. Anche nella zona di Prosecco, nella zona del Conegliano Valdobbiadene, si fa appunto un tipo di viticoltura così, e quindi si estrae molto di più, si hanno caratteri di maggiore eleganza, di finezza anche nel vino.
Bene, insomma, questa è già una spiegazione sufficiente per dire questi prosecchi che vanno tanto di moda, giusto? Un po' sostituiti adesso forse per, come dire, mancanza di produzione, perché in Veneto, vabbè, tutti coltivano vini e soprattutto li spacciano anche per prosecco, anche se non è vero, succede questo? Beh, c'è stato un allargamento della zona produttiva impressionante, quindi dal Veneto adesso parliamo anche di quasi tutto il Friuli e di un'area anche del Bresciano, comunque diciamo, ecco, l'Emilia ancora non fa prosecco ma ci sta pensando e quindi anche la stessa Puglia, perché la Puglia è sempre intervenuta a fare vini da taglio nel momento di una richiesta più alta. Certo, il prosecco non è che possa venire bene ovunque, questa uva comunque è un'uva veneta, la Glera, e ci sono anche cloni diversi, differenziati, che la riguardano e che comunque trovano la migliore espressione proprio nella zona di Treviso, quindi Valdobbiade, del Conegliano, nelle zone storiche. Poi, nonostante il paese di prosecco non sia in Veneto ma sia in Friuli, però ecco, questa è una designazione così di zona che però non ha riguardato le uve. Le uve in effetti ultimamente si sono un po' squalificate con queste alte rese produttive, tant'è che il Veneto si è visto obbligato ad esprimere delle DOCG a riguardo, quindi delle denominazioni garantite che ne limitassero e tutelassero la qualità, quindi meno bottiglie ma più qualità. E quindi bisognerebbe guardare al prodotto comunque che ha la fascetta di OCG, del prosecco quindi di miglior qualità, oppure quella del prosecco DOC che ha comunque la limitazione, anche in questo caso della fascetta numerica, perché anche in quel caso della DOC vengono prodotte solo un quantitativo limitato di bottiglie. E questo almeno per mantenere un livello alto di qualità. Poi ovviamente noi in Emilia non facciamo prosecco ma facciamo pignoletto, che un po' può ricordarlo anche nel nome, e in effetti negli ultimi anni anche il pignoletto ha avuto sempre di più nome, fama e qualità, quindi certo anche il pignoletto è un degno compare, un degno gregario. Noi nella nostra zona abbiamo la spergola, che comunque... Ah, è vero, abbiamo la spergola, perfetto. Allora, grazie per questa delucidazione, rimaniamo sempre incantati. Posso fare una domanda io? Aspetta un attimo, no, perché dobbiamo fare una cosa, finché è abbastanza... Tirami fuori il pesce, l'hai messo in frigo, in forno, sei in frigo. Ciao. E non abbiamo visto cosa è successo. Allora, no, me lo devi spiegare, ti abbiamo visto tagliare patate, pomodori, allora, e quant'altro. Sto cercando qualcosa per tirar fuori questo, perché... No, ma dai, è ancora freddo, dai. No? È già caldo? No. Arrivo io. Ah, ok. Arrivo io, ci sono le nostre presine, sai? Okay, sì, infatti. Dovrebbero essere qua sotto. Guarda, qua ce n'è una. Ah, ok. Qua ce n'è una, ce ne sono anche lì, vedi? No, ma l'hai già coperto con la carta stagnata? Ma Roberto, ma dobbiamo vedere che cosa hai preparato. Appoggialo qua sul fornello. Aspetta. Perché sennò dopo alla fine... Qua scotta già tutto. Sì, scotta, lo so, appoggio qua nel fornello, qua. Ecco, allora, solleviamo la carta stagnola. Raffaele, vieni qua sopra a farci vedere. Allora, raccontaci che cosa hai fatto. Ecco. Allora, questa è quello che andrà in forno. Sì. Qua si vedono solo la parte superiore, esatto, ma in mezzo... Esatto, praticamente io ho fatto un letto, allora, olio, sale, pepe, un letto di patate, uno di pomodori e uno di zucchine. Sempre un po' condito tra uno strato e l'altro, perché adesso devono cuocere in forno. Poi ho messo i due filetti. I due filetti di scorfano, anche lì un po' di sale e pepe, qualche pezzettino d'aglio e qualche rametto di rosmarino. E poi ho ricoperto ancora con le verdure, chiuso e poi... Quindi come se fosse un sandwich, esatto. Dove al posto del pane ci sono patate e pomodori. Esatto. Un po' di erbette per condire. Sì. Soprattutto, perché i pomodori sono tagliati così grossi? Ma, ma quello lì, anche perché comunque il pomodoro è quello che cuoce alla svelta. E poi si scioglie un po'. E poi fa cuocere, siccome è molto umido, fa cuocere le altre due verdure. Ah, perfetto. Quindi tre fette di scorfano e un letto di patate e pomodori sopra, e ancora patate e zucchine. E zucchine. Okay, perché sopra le zucchine non ci sono? No, sono sotto le patate. Ah, sono sotto le patate. Ecco, queste qua. Sempre tagliate un po' larghe così in diagonale, infatti io l'ho tagliata in diagonale proprio perché
rendano di più, facciano uno strato migliore. In forno per un'ora? Sì. Noi abbiamo ancora un'ora e mezzo di tempo, quindi ce la facciamo. Facciamo. Dopo provvederemo a preparare anche il primo. Nel frattempo, signore e signori, è il momento della pubblicità. State con noi, naturalmente è il 2 di dicembre, compleanno di Omar Codazzi, dopo ci andremo ad ascoltare anche la sua canzone, con tanti auguri, ma soprattutto oggi col Falco Bianco presenteremo una commedia del 17 gennaio 2017, dopo abbiamo la slide da far vedere, che così spieghiamo a modo che cosa succederà di qui a 45 giorni circa. State con noi, tra poco.